forma industriale, ICS non è obbligatorio, ma è facoltativo. Veniamo adesso all'interruttore ad uso domestico. Giusto per fare un po' di casino, scusate la parolaccia, ma è la verità, a livello normativo, i poteri di interruzione ICU del modulare, la norma lo chiama ICN. E a catalogo non si menziona il potere di interruzione ICS. Non viene scritto. Come mai? Perché non c'è, non esiste il potere di interruzione di servizio di questo signore? La risposta è no, non è vero che non esiste. Questo oggetto, questo parametro è obbligatorio e non più facoltativo come la norma di prima e deve avere un valore ben preciso di percentuale rispetto al valore di ICN, mentre nell'industria ICS può variare da zero secondo certi valori intermedi fino al 100% del valore di ICU. Quindi, scusate, sì, di ICU. Quindi è il costruttore che decide se posizionarlo a 0, a 25, 50, 75 o 100% di ICU. È il costruttore. Qui invece il costruttore non decide alcuna percentuale perché è imposto dalla norma. Però succede che, come tutte le cose opzionali vengono messe a catalogo per enfatizzare la prestazione dell'interruttore, le norme, quello che è obbligatorio invece, perché è obbligatorio, non viene messo. È un po' come dire un'autovettura è sottinteso che abbia quattro ruote, pertanto io non lo scrivo a catalogo che la mia autovettura ha quattro ruote, perché altrimenti non sarebbe un'autovettura. Però enfatizzo il fatto che magari ha un climatizzatore a bizona. Bene, lo stesso vale per questo concetto qui. L'interruttore modulare non è più schifoso in termini di prestazione di sicurezza di un interruttore ad uso industriale, anzi, al contrario, soltanto che la norma, siccome questo parametro lo rende obbligatorio, non ti dice che lo devi mettere a catalogo perché di fatto c'è sempre e comunque. Questo invece è un qualche cosa di opzionale che tu puoi mettere e puoi omettere nel momento in cui non c'è. Spero di aver fatto chiarezza su questo concetto. Mi raccomando che è una parte importante. Ecco quindi che questo signore qui, ricapitolando il concetto, è un po' un dottor Jekyll, Mr. Hyde, si comporta in un certo modo nelle applicazioni, diciamo così, ad uso domestico. Non ho trovato il disegno giusto, ma questo è il mondo dell'industriale, questo è il mondo dei capannoni, questo è il mondo delle fabbriche, questo è il mondo della produzione. Quindi la stessa taglia di interruttore può avere protezioni diverse. Tant'è vero che io vi ho messo qua una tabella, adesso io spero di poterla leggere, dove qui vedete sostanzialmente che nella prima riga c'è la scelta del potere di interruzione secondo la 898 e quindi voi trovate 4,56 kA, fermiamoci qui, noi ci fermiamo qui, del resto non ce ne frega nulla. Mentre lo stesso apparecchio con la norma industriale a tensione di 230 volt ha un potere di interruzione di 6 piuttosto che di 10, quindi state molto attenti alla selezione corretta, perché se sbagliate riga rischiate di scegliere un potere di interruzione non idoneo alla prestazione dell'interruttore stesso. Tutto a posto? Tutto chiaro? Allora, per dimostrazione che tutto sia chiaro, facciamo partire una domanda e vediamo un attimino le vostre risposte. Prego, con la prima domanda.
Bene, vediamo un attimino le risposte. La stragrande maggioranza di voi che ha risposto in maniera corretta perché la soluzione giusta è la B, è falso, proprio perché, ribadisco il concetto, questo signore nasconde obbligatoriamente un valore di interruzione di servizio specificato in maniera chiara e obbligatoria dalla norma di prodotto, altrimenti i costruttori, e quindi anche ABB, non potrebbero omologarlo secondo la 60898. Bene, andiamo avanti. Come si fa a proteggere un cavo in linea di principio? La protezione della linea del cavo in linea di principio la si fa disegnando praticamente il quadrato T del cavo, ecco, che è praticamente una cosa fatta così, e il quadrato T dell'interruttore, che è un oggetto, una cosa fatta così, cioè il valore della corrente al quadrato per il tempo. Questa è la zona magnetica di intervento dell'interruttore e questa è la zona termica di intervento dell'interruttore. E la protezione del cavo la si ottiene nel momento in cui la curva del cavo è superiore alla curva dell'interruttore, quindi l'energia che il cavo è in grado di sostenere termica è superiore all'energia che l'interruttore è in grado di far passare, essendo lui a monte del cavo stesso. Nel momento in cui si ottiene questa relazione, questo disegnino, abbiamo ottenuto la protezione. Questo è quello che si deve fare a carattere generale, ma ovviamente nell'impianto di uso domestico, visto le sezioni piuttosto abbondanti che abbiamo, diciamo così, normalmente nessuno la fa, però in linea di principio uno è tenuto a fare anche una cosa di questo genere. Questo è lo stesso concetto. Una cosa importante, siccome l'interruttore è fisso, l'I quadrato T dell'interruttore è riportato a catalogo, perché la termica e la magnetica dell'interruttore sono, come dire, univocamente determinati. E quindi è univocamente determinata questa funzione. Se fossimo nel mondo industriale, la termica e la magnetica potrebbero essere, come dire, modificate, ma poi si variano nel tempo, basta semplicemente regolarle. Quindi questo oggetto qui, questa forma qua, si muove in questo senso e questo oggetto qui, questa parte qui di curva, si muove in quest'altro senso. Quindi non abbiamo più una linea, diciamo così, o un gruppo di linee, ma abbiamo un'intera area su cui l'interruttore può andare a lavorare e pertanto i costruttori, tra cui ABB, non possono inventarsi infinite regolazioni dell'interruttore, si inventano soltanto gli estremo massimo e estremo sinistro, estremo massimo e estremo minimo, lasciando poi al software del costruttore il reale disegno della curva in quadrato T in funzione della taratura desiderata. Qui invece la questione è molto più semplice perché tutto è bloccato, è tutto fisso. Pertanto a catalogo troverete le curve di intervento degli interruttori senza alcun problema. Parliamo adesso di selettività, limitatamente a quello che ci serve oggi. Quindi, siccome stiamo parlando di interruttori che non sono regolabili, parliamo di fatto di selettività in corrente. Quando è che mi è utile? Lo vedremo anche dopo, la selettività tra un interruttore e l'altro. Quando, se questo è il punto di consegna, il pod, qui sotto ci metto il mio interruttore da 6 kA e poi entro in casa
è dove c'è il centralino, dove ho messo l'interruttore generale di casa. È chiaro che è seccante vedere sostanzialmente che ogni volta che succede un guasto di qualunque natura, o comunque una sovraccorrente in casa, come per la legge di Murphy, questo qui resta sempre chiuso. Io devo andare a riarmare l'interruttore posto magari nel sottoscala, nello scantinato, nel garage, col comune, non so Dio dov'è, no? E questo succede sempre quando fa freddo, è di notte, e di conseguenza ti tocca anche magari prendere il rischio di una bella polmonite. Allora dobbiamo pensare di capire come sia possibile fare la selettività tra l'interruttore di monte e l'interruttore di valle. L'unica cosa che noi possiamo fare nel mondo domestico è la selettività in corrente. Quindi decidiamo che i due interruttori risultano essere selettivi in corrente tra di loro quando il disegno della curva di A, come per esempio la vedete qua in nero, è sempre superiore in termini di proprio fisici rispetto alla curva dell'intervento dell'interruttore B. E pertanto qualunque guasto che interviene oltre il valore nominale dell'interruttore, che ricordo tutti essere questo, fa sì che l'interruttore B sia più rapido dell'interruttore A. Per valori superiori alla corrente di cortocircuito, perché questo è il valore di cortocircuito dell'interruttore di monte, interverranno entrambi gli interruttori. Stando quindi a questa regola, noi dovremo cercare di fare in modo che questi interruttori tra di loro siano selettivi, perché è giusto trovare anche trovare un buon modo di progettare gli impianti anche più semplici, perché è corretto che la Sciura Maria o Sergio, quando sono vecchi vecchi vecchi, non debbano tutte le volte diventare pazzi a riarmare gli interruttori, ok? Quando quelli che non servono, chiaramente. Dobbiamo pensare anche all'uso dell'impianto che facciamo. Quindi, tra le varie strategie, poi vediamo in termini amperometrici che cosa possiamo fare, che possiamo adottare è sicuramente evitare di usare la strategia del disegno di destra, troppe prese attaccate allo stesso interruttore. Un qualunque problema su una di queste prese, su uno di questi carichi, mi fa scattare l'interruttore, mandando in disservizio anche gli altri. Brutta roba. L'ideale sarebbe fare in modo che ci siano quasi un interruttore per ogni linea, o quantomeno per famiglie di gruppi. Quindi, per cercare di fare quello che in gergo tecnico si chiama la selettività in orizzontale. Vado a discriminare i carichi, la cucina piuttosto che la sala, piuttosto che ne so io il bagno, piuttosto che altri ambienti, in modo tale da riarmare soltanto quello che serve al momento giusto. Lo stesso discorso lo vedremo più avanti, vale anche per i differenziali. Avere un unico differenziale che tiene sotto tantissimi carichi è sicuramente economico dal punto di vista proprio dei soldini, però fa scattare il differenziale per qualunque valore di corrente di dispersione che il differenziale vede, dato dalla somma delle correnti di dispersione di tutti i carichi che ho sotto. E quindi anche in questo caso specifico cercare di adottare una selettività orizzontale anche per gli interruttori differenziali. Tutto chiaro? Proseguiamo adesso con quello che è il capitolo 37. Quando uscì la famosa variante V3, nel lontano 2011. Io mi ricordo che quando si facevano i convegni all'epoca c'erano i progettisti, ma non solo i progettisti, anche gli installatori, che inveivano, questo per usare parole semplici e pulite, contro il CEI, perché il CEI si era permesso di andare a dire agli installatori che non c'era soltanto un concetto di sicurezza all'interno degli impianti,
ma si doveva parlare anche di prestazione o di livelli dell'impianto stesso. Quindi si era permesso all'epoca al CEI di andare a dire che al di sopra di una certa superficie bisognava necessariamente parlare di 6 kW perché si dovevano prevedere più carichi, e al di sotto di quella superficie poteva pensare a usare un contratto più basso. Guardate che quello che all'epoca sembrava imposto, diciamo così, assurdo, oggi è la realtà dei fatti, perché con gli impianti, con la possibilità di avere 6 kW in casa, voi capite bene che quanto previsto dal CEI all'epoca non era poi così fuori dal mondo. Forse era un po' troppo prematuro, perché il discorso della bonifica dei montanti risale un anno fa, però già 8 anni fa era stato previsto, magari per fortuna, oppure magari perché bolliva già qualcosa in pentola, la possibilità quindi di migliorare ampliando le prestazioni migliorare l'impianto, ampliando le prestazioni dell'impianto stesso. Quindi già all'epoca si dava questa possibilità, e poi si diceva anche un'altra cosa prima di entrare in casa. Si diceva che il dispositivo che doveva essere messo sotto il nostro contatore doveva essere a questo punto un dispositivo o termico con magnetico, o solo magnetico, o termomagnetico più differenziale. Ok? Allora, scrivere col mouse mi è impossibile. Allora, abbiamo capito che questo oggetto qui può essere termomagnetico classico, di facile reperibilità, termomagnetico con differenziale, anche questo tutto sommato non è così difficile da trovare, e magnetico probabilmente è più difficile da trovare in commercio, magari mi costa anche un po' di più. Che consiglio dare? Magari vi spaventerete, ma io lo metterei solo magnetico. Chi mi sa dare una sua interpretazione a questa mia buttata? Io ci vedo due vantaggi. Fermo restando che deve essere da 6 kA come potere di interruzione, questo è evidente, no? Il primo vantaggio è che mi tolgo una selettività termica con l'interruttore che metto in casa. Secondo vantaggio, mi tolgo la selettività differenziale con il differenziale che ho qui in casa. Fermo restando che il montante sia realizzato senza massa, perché se non fosse così io sarei costretto a mettere il differenziale. Però se questo bellissimo cavetto viene buttato in cavo di una guaina protettiva di plastica, una bella conduttura di plastica, allora a questo punto posso evitare di mettere il mio differenziale. E poi se proprio devo mettere il differenziale, che almeno sia selettivo, affronteremo l'argomento tra un po', con i differenziali di casa. Ma un differenziale selettivo mi costa di più di un normale differenziale. Siccome noi dobbiamo fare un progetto, non dobbiamo guardare soltanto l'aspetto tecnico, ma guardiamo anche un pochino l'aspetto funzionale della questione e anche un po' economico. Ok? Normalmente troviamo questo, il termo magnetico classico, normalmente troviamo quello, però se lo mettiamo termico, termomagnetico, devo farlo selettivo con quello che ho a valle. Come faccio a proteggere? Qual è il calibro dell'interruttore messo in quel punto che va a protezione del montante? O meglio, qual è la sezione minima del montante? Ma non è la stessa domanda, perché la domanda non è la stessa cosa, scusate, la domanda nasconde un trabocchetto. Che questo sia di sezione minima 6 mm è fuori discussione. Però se è lungo 50 metri, i 6 mm vanno ancora bene? Allora a questo punto
nella guida di ABB che vi ho fatto vedere, vi vediamo anche che in funzione sostanzialmente dei kilowatt e dei metri, li vedete qui, vediamo anche la sezione in millimetri quadri, che è associata al calibro dell'interruttore che va a proteggere quella linea. Quindi non è sempre detto che 6 mm vada bene dappertutto. Bisogna valutare di volta in volta non soltanto la potenza impegnata, ma anche la lunghezza e il calibro dell'interruttore che voi andate ad adottare. Esattamente come si fa quando si va a proteggere una linea del tutto normale. Ok? Tutto chiaro? Facciamo partire allora a questo punto la seconda domanda. Okay, vediamo la risposta corretta, anche in questo caso la risposta B. Molto bene, mi fa piacere. Quindi non siamo sempre vincolati al concetto del termomagnetico col differenziale, perché non è detto che serva sempre. Uno, almeno cerca di progettare, di ristrutturare in modo tale che non serva sempre il termomagnetico col differenziale. Quant'è il valore della caduta di tensione? Il totale è 4%. In questo esempio mi sono permesso di dire facciamo 50-50, dal centralino alla lavatrice e prima dal centralino. È obbligatorio fare così? No. Io comunque nella guida che avete vi ho messo in ogni caso le sezioni indicate per poter a questo punto rispettare i valori di caduta di tensione del 2%. Dopodiché, con tutti i software che ci sono in commercio, scegliete voi la soluzione più adeguata. L'altra cosa che introduceva appunto il CEI nel lontano 2011 era il discorso dei livelli. Anche questo oggi è attualissimo. Poi pensate semplicemente a chi segue il corso con me sull'NZEB. Sull'NZEB si va a lavorare qui, perché altrimenti non facciamo l'NZEP. Però già la bellezza di quasi 9 anni fa si andava a dire che il livello minimo era il livello 1, quello sindacale, il livello 2 era un'opzione e il livello 3 era un'altra opzione qualora ci fosse della domotica. Ma oggi, ripeto, per poter fare un edificio intelligente efficiente anche dal punto di vista energetico, o sei a livello 3 o sei a livello 3, non è che possa inventare altri livelli. All'epoca, ripeto, l'obbligatorio era soltanto il primo livello e se era possibile si poteva passare al livello successivo. Vediamo adesso che cosa diceva di più interessante, che è sicuramente finalizzato alla sicurezza. L'albero di Natale non si può fare. Quindi era necessario introdurre all'interno degli appartamenti tante scatole, tante prese, affinché l'utente
potesse a questo punto alimentare i propri carichi. Questi disegni, seppur disegni, non sono fantasia, ma sono la realtà nella stragrande maggioranza dei nostri appartamenti. Io non oso pensare come venga sovraccaricato questo cavo, perché non so minimamente che cosa siano in grado di portare queste prese. Lasciamo perdere. Queste cose non stanno da vedere. Quello che stava da vedere invece è la distribuzione elettrica fatta, come dice il CE, secondo n punti presa, dove per punto presa si intende l'intero frutto, onde evitare sostanzialmente che l'installatore metta, come in questo caso, tanti punti presa all'interno di un unico frutto, rendendo poi la situazione difficilmente gestibile. Un'altra cosa, quindi, che andava a dire il CEI era che nel livello 1 bisognava prevedere interruttore e due differenziali, bisognava avere le lampade di emergenza, bisognava avere un campanello e bisognava prevedere l'SPD di tipo 1 se c'era il rischio di fulminazione diretta. Attenzione. Nel livello 2 e nel livello 3 c'erano altre cose da aggiungere. Fermiamoci un secondo sul livello 1. Sul livello 1 si vede esattamente che il numero di circuiti protetti dal differenziale minimo sindacabile è 2, quindi ci vogliono due differenziali in casa. Poi, a seconda della superficie e di conseguenza a seconda di quanti carichi io vado a mettere all'interno del mio appartamento, ci sono dei sottocircuiti protetti da interruttori, che possono essere da 2 fino a 5, poi vedremo degli esempi. E di conseguenza la necessità messa in rosso di mettere un SPD se c'è la possibilità di ammazzare qualcuno per scarica diretta. Poi ci bisognava mettere tutte le prese, tutte le scatole, le prese, presette, eccetera, che non ve le sto a leggere, cambiano in funzione della superficie. E quindi bisognava, in funzione della superficie, determinare quanti punti di energia, quanti erano i punti luce, punti radio, TV, eccetera, eccetera, eccetera. Cose ormai già assodate. Una nota interessante: quando vado a mettere i trasformatori, abbiamo in commercio due tipologie di trasformatori a 24 volte, per esempio, il tipo TM e il tipo TS. Qual è la differenza? La differenza è che il TM è cosiddetto a prova di guasto, quindi garantisce solo l'isolamento in caso di danno. Il TS invece è resistente al cortocircuito e pertanto si può recuperare quando finisce il guasto stesso. Diciamo che il TS è un pochino più robusto del TM. Poi ci sono tutte le prese, presette e presettine, che possono essere di varie forme, vari colori, vari gusti, vari materiali, ma che confluiscono nel livello 3 alla possibilità di avere l'elettronica, quindi la domotica, dietro, per esempio, o all'interno, affogata nei frutti di questi oggetti qua. Quindi all'interno dei deviatori, piuttosto che delle prese, piuttosto dei cronotermostati e via di seguito. Quindi il cliente sul livello 1, livello 2, all'epoca sceglieva qualcosa di normale, se voleva il livello 3 sceglieva il mondo della domotica. Oggi di fatto questo è quello che è necessario per soddisfare i requisiti degli edifici NZEB, anche sotto ristrutturazione. Livello 2 aggiungeva il videocitofono e il gestore carichi, e il livello 3 aggiungeva a questo punto l'obbligatorietà